dagli studi di Radio Free Station, buon pomeriggio. Ringraziando gli ascoltatori, tutti, il Salotto di Mirtilla, la rubrica settimanale radiofonica, presenta oggi Licia Colò. Ciao! Buonasera ai nostri ascoltatori di Radio Free Station. Intanto con me abbiamo Luigi da Gallipoli. Ciao Luigi! Ciao, buonasera a tutti i nostri amici ascoltatori di Radio Free Station. Ciao Mirtilla, un saluto grandissimo alla grande, mitica e veramente, che devo dire, genuina, perché lei è così, Licia Colò. Infatti, ciao Licia. Grazie, ciao, ciao ragazzi, siete simpaticissimi, grazie dell'invito. E io devo ringraziare te, sei stata richiesta tantissimo dai nostri ascoltatori, anche perché tu sei uno dei volti più amati, no? Della TV italiana, soprattutto, cioè, a parte, vabbè, la simpatia, la bellezza del viso, la bellezza della persona interiore, ma soprattutto perché tu hai dato la possibilità a noi, che magari viaggiamo poco, di vedere le bellezze del mondo. E poi un altro problema molto importante di cui tu ti sei sempre occupata, della difesa dei diritti degli animali. Come nasce Licia Colò, amante della natura e degli animali? Beh, per questo devo sicuramente ringraziare i miei genitori, che fin da piccola mi hanno educata a rispettare qualsiasi essere vivente. E poi sono cresciuta anche in maniera, come dicevi forse tu prima, molto semplice, sempre a contatto con la natura, ma senza fare cose straordinarie, però magari con un piccolo giardino, andavamo in vacanza in montagna, andavamo in vacanza nei camping in mezzo alla natura, quindi sono cose che poi, quando le fai nella quotidianità quando sei piccolo, alla fine ti rimangono dentro, è come se ti lasciassero una sorta di imprinting. E quindi poi ho sempre avuto animali dei quali mi sono presa cura fin da piccolina, e quando sono diventata adulta ho detto: perché non continuare con questa, con questo tipo di lavoro legato alla divulgazione, però per promuovere il rispetto della natura. E poi, insomma, la storia è molto lunga, visto che non ho 20 anni, ma è andata bene così e continuerò a farlo fino a che me ne sarà data la possibilità. Senti, parlando degli animali, tu credi che lo Stato, perché comunque gli animali fanno parte della nostra vita, sono degli esseri viventi e come tali dobbiamo rispettarli, faccia abbastanza? Cioè, tutti questi cani nei canili, che spesso e volentieri non sono neanche adatti proprio a degli esseri inutili, no? Cioè, io ho visto dei canili e degli animali, dei cani proprio veramente, a volte non dico torturati, la tortura per fortuna la fanno in un'altra nazione che non siamo noi, in Spagna, e anche lì io vedo che ci sono tantissime persone che salvano questi animali dall'Italia, li salvano adottandoli anche a distanza. Conosco tantissime persone che adottano i cani della Spagna a distanza. Ma secondo te è possibile che l'uomo arrivi a un punto di cattiveria tale? Cioè, io questo a volte non riesco ad accettarlo, non riesco a... Io ho un cane, ho avuto 4 animali in casa, 2 gatti e 2 cani, logicamente sono morti sia il cane che il gatto, quindi sono stati sostituiti, tra virgolette, no? Ma guai a che me li tocca, cioè, per me è come se toccassero me stessa. Sai, purtroppo il web, fra l'altro, fa conoscere delle violenze sugli animali che magari uno prima non poteva neanche immaginare, e quindi si meraviglia come oggigiorno, quando comunque sicuramente la sensibilità nei confronti degli animali è aumentata, e quindi si meraviglia che possano accadere ancora cose del genere. Purtroppo alla base di tutto c'è sempre una grandissima ignoranza. Il fatto che le persone abbiano interiormente una violenza, pensa che sono state fatte degli studi, delle ricerche, degli studi negli Stati Uniti molto approfondite, dove adesso tengono sotto controllo i ragazzi nelle scuole e vedono se hanno anche una qualsiasi
minima violenza nei confronti degli animali, per quale motivo? Non soltanto per proteggere gli animali, ma perché a livello proprio psicologico si è studiato che quando un ragazzino piccolo ha degli atti di violenza nei confronti degli animali, alla fine o subisce violenza in casa e quindi viene segnalato nelle scuole. L'insegnante segnala il ragazzino che ha un disturbo e viene controllato in famiglia. Quindi chi ha fatto violenze sugli animali assolutamente ha dei problemi psichiatrici molto importanti, capito? Quindi o ha subito delle violenze o fa violenza nella vita quotidiana. Sono individui che vanno tenuti sotto controllo. Quindi questo speriamo appunto che porti un pochettino ad un comportamento più corretto nei confronti, io dico, di tutti gli animali, perché se Dio, io credo in Dio, ha creato le formiche, le zanzare, qualunque tipo di insetto o di animale, avrà avuto dei motivi, no? Non credo che abbia creato degli animali per far del male. L'ecosistema è perfetto. Infatti. L'ecosistema è perfetto, magari non tutto per noi, perché noi invece è difficile amare le zanzare, ma infatti. Sì, però avranno, ci sarà un motivo. Certo. Esatto, ci sarà un motivo. Tu hai degli animali. Comunque, Licia, per quanto riguarda gli animali, guarda, ora prendo un attimo la parola io per dirti che io sono un grandissimo amante degli animali. Guarda, io ho un cagnolino che per me è come se fosse un figlio. Cioè, hanno un'intelligenza pazzesca. Proprio come quando ti guarda, è come se ti guardasse una persona umana. Cioè, loro capiscono tutto. Ti faccio un esempio, là. Io l'altra sera non lo trovavo in casa. Ho detto, ma che fine ho fatto il mio cagno? Ho un pincher, no? Praticamente ho detto, ma che fine ho fatto il mio pincher? Giravo dappertutto in casa per trovarlo, non lo trovavo. Indovina dove era andato a finire? Dove? Si era coricato nel mio... idea. Si era coricato nel mio letto con la testa sul cuscino. T'aspettava, no? Una grande manifestazione, sì, d'affetto. Sì, incredibile, incredibile. Sì, sì, beh, sono tante le persone che dormono con gli animali, qualcuno si scandalizza, io ovviamente non mi scandalizzo perché ho sempre dormito ad esempio con i miei gatti, sì, e il mio compagno ha sempre dormito con i cani, quindi comunque sia, poi io dico sempre, anche quando ci sono realtà che non accettano gli animali, alberghi o ristoranti, è una cosa molto triste, perché se una persona vive nella propria quotidianità, nella propria casa con un animale, non si può pensare che questo animale sia sporco o maleducato, e ci sono persone anziane che hanno come unica compagnia un cane o un gatto, certo, e quindi hanno una grandissima importanza anche a livello sociale. Non ci tradiscono mai loro, Ligia. Infatti. Sì, sicuramente. Senti, quanti animali hai tu, Ligia? Guarda, noi abbiamo al momento tre gatti, due cani e due capre. Anche. E basta, e qui ci fermiamo. Beh, è bellissimo. Quindi, un po' troppi, però è la vita che ci ha fatto incontrare. Certo. E sono tutti animali bene o male recuperati, ad eccezione dei cani, però comunque ci danno tanto, e molte volte gli animali insegnano. Io dico sempre che ad esempio per un bambino, se uno è un genitore maturo e quindi fa capire che l'animale non è un giocattolo, è assolutamente utile nella crescita, prendersi cura di un animale, accudirlo, curarlo. E il gatto, dico addirittura, che è un grande maestro, perché se un bambino a un certo punto lo maltratta, il gatto gli dà una graffiata e quindi impara subito, sì, a rapportarsi, vero, nel modo giusto, capito? Sì, sì. Anche se a me hanno detto, Licia, che i gatti, se uno dovesse portarli in addestramento, questo mi è stato detto da un addestratore di cani, sono molto più intelligenti rispetto ai cani. Tu cosa ne pensi di questo? Ma guarda, ti dico la verità che non ho le competenze per fare un discorso del genere, e poi l'intelligenza chi è che la può misurare? In biologia dicono che l'unico modo per misurare l'intelligenza è osservare la capacità di adattamento. Allora, se questo è il metro per misurare l'intelligenza, i topi sono i più intelligenti di tutti, perché sì, si adattano a qualsiasi ambiente, capito? Quindi non voglio fare gare tra cani e gatti. Tra cani e prendiamoli gatti e curiamoli per quello che ci danno, e sono meravigliosi. Infatti. Ligia, ci racconti una tua esperienza così avventuristica, un aneddoto di qualcosa che...
sì, chiamiamola così. Guarda, io adesso, un periodo che sono sempre in viaggio, perché stiamo girando per il programma che peraltro parte il 9 di ottobre in prima serata sulla 7. Ah, che bello. Ed è un programma dove noi ci occupiamo di ambiente, si chiama Eden, un pianeta da salvare, e raccontiamo le bellezze del mondo. Però ogni volta tentiamo di accendere anche i riflettori su quelle che sono le problematiche che uno dovrebbe aiutare a superare. E andiamo però in posti bellissimi, perché il segreto è capire che il vero Eden è quello che abbiamo sotto i piedi, perché il pianeta Terra è l'unico che si trova alla giusta distanza dal Sole nel nostro sistema solare, che ha l'atmosfera, che ha l'aria per respirare che ci consente la vita, che ha il mare, che ha gli animali, ha le montagne. È veramente un paradiso. Poi che uno creda in Dio e quindi pensi che sia un regalo divino, va bene, ma se uno non ci crede è la stessa cosa, comunque è un paradiso. Certo. E noi tentiamo di raccontare la bellezza di questo dono e quanto invece siamo stupidi a non prendercene cura nel modo giusto. Ed è un lavoro bello, siamo stati un po' in giro in tutto il mondo, dal Madagascar alla Norvegia, alla Danimarca, all'Amazzonia, alla Russia, insomma abbiamo veramente girato tantissimo per portare un po' di bellezza e un po' di informazioni nelle case di tutti. Questo io mi auguro che serva a far ragionare un pochettino di più noi persone, no? Visto che ultimamente non si fa altro che parlare della malattia della terra, dei ghiacciai che si staccano, che si stanno per staccare. Addirittura l'altro ieri la televisione ha parlato di un ghiacciaio qui nel Monte Bianco. Cioè, secondo te che cosa bisogna fare, a parte che educare i giovani di oggi? Perché io quello che dico, bene o male, io sono grande, ho visto la terra in un certo modo, ho visto l'evolversi, ho visto che qualcosa è cambiato rispetto a quando ero piccola, l'aria non è certo pulita, ai tempi miei non c'erano, non c'era l'inquinamento atmosferico e quindi si viaggiava regolarmente. Cosa devono fare gli insegnanti e i genitori per educare questi bambini di oggi che chissà domani che cosa avranno, che cosa vedranno loro? Guarda, in questo momento preciso forse ci educano più loro, no? Perché con i ragazzi che scendono sempre in piazza per protestare con Greta Thunberg, alla fine io dico sempre che Greta è una ragazza sicuramente speciale e per fortuna esiste, perché almeno qualsiasi cosa lei abbia fatto ha scosso un po' le coscienze ed è riuscita a far muovere tanti ragazzi. Sicuramente gli adulti, quelli responsabili, dovrebbero comunicare ai ragazzi che la società dell'apparenza, che è quella di oggi, forse non ha più delle fondamenta solide, sta cadendo a pezzi, e quindi si dovrebbe tentare di insegnare ai nostri figli quali sono le cose che davvero valgono, quindi prendersi cura della nostra terra con piccoli sacrifici, non andare sempre alla ricerca di false illusioni, di falsi miti. Oggi i social danno tantissimi falsi miti, purtroppo. Questa non è una battaglia contro i social, però comunque sia i social, che possono essere di grande aiuto, non possono ridurci a persone rimbambite. Ecco, ci sono tanti giovani che vivono tutto il giorno sui social, dipendono dai social, si ispirano ai social, quindi io dico sempre va bene tutto, nessuno vuole tornare indietro, però la tecnologia deve essere al nostro servizio e il servizio non possiamo essere noi al servizio della tecnologia, e non sempre è facile. Infatti, sì, è vero, hai detto giusto tu, che sono oggi i ragazzi che ci stanno dando degli esempi. Io mi auguro appunto che facendo vedere, perché sicuramente girando il mondo ci sono dei luoghi che tu hai visitato che sono puliti, no? Che sono rimasti ancora alle origini, e che quindi sia questo anche un insegnamento per dire perché lì ci deve essere l'aria pulita, ci deve essere qualunque tipo di animale che comunque vive in maniera normale, e noi qui invece vediamo mari pieni di bottiglie di plastica, immondizia per la strada che non si sa appunto che fine faccia. Quindi mi auguro che questo tuo programma serva veramente, e il fatto stesso appunto che viene poi dato in prima serata, credo e mi auguro che molti ragazzi possano avere la possibilità di vederlo, perché ti ringrazio
E questo è molto importante, cioè di norma la prima trasmissione alle 9 si riesce a far vedere tutto, no? Alle 10, tipo una volta dopo Carosello, tutti a letto, il Carosello va a finire alle 9 e un quarto, 9 e 20, però ecco, essendo in prima serata, io mi auguro Io lo vedrò di sicuro, anche perché poi, ora non perché Licia è con noi in diretta, ma io ho seguito tutti i programmi di Licia, quindi sì, dal primo all'ultimo. Troppo gentile. Anche perché la verità sa qual è Licia? Io quando bevevo il biberon, io sono cresciuto con Licia Colò. È stata come una seconda mamma per noi, perché ricordiamoci che lei conduceva Bim Bum Bam, no, all'inizio. Sì, sì. Era una delle quindi, esatto. Dire, quando io ero piccolo che stavo nel box, io guardavo in TV lei. Quindi il classico. Grazie, Bim Bum Bam. Siete gentilissimi. Ma pensi anche ai ragazzi quando fai questi programmi, comunque? Sì, guarda, noi ci rivolgiamo un po' a tutti, per cui speriamo di trovare un po' di attenzione da parte di tutti. I ragazzi, ti ripeto, secondo me molte volte vengono criticati, però hanno un grandissimo potenziale, quindi penso a loro e mi auguro che possano seguirci, anche se ormai la televisione la vedono molto meno rispetto a un tempo. Al massimo ci vedranno sul web, tanto la televisione poi o le radio si trasferiscono sul web, l'importante è che il messaggio passi. Sì, sì, ma io sono convinta che passerà, perché onestamente parlando, io vabbè, ho due nipoti che vivono in un ambiente fortunatamente pulito, tra virgolette, per cui sono molto interessati a questi generi di programmi, cioè la curiosità di vedere delle zone nuove, mamma mi ci porti, quando andiamo, prendiamo l'aereo, andiamo a vedere, quindi c'è, cioè, oltre a vedere i vari paesaggi che ci sono e che logicamente non hanno ancora visto, guardano anche appunto l'insegnamento che tu sicuramente ci darai a questo in seguito appunto a queste bellissime trasmissioni che farai. Senti, invece parlando di luoghi che tu hai visitato, penso che tu abbia girato il mondo, ma ce n'è qualcuno che non hai ancora visto? Perché la terra è grande, voglio Beh, dire tanto. Il mondo è talmente grande, pensa che non conosco nemmeno l'Italia, quindi sicuramente mi ritengo una persona privilegiata, perché ho avuto la fortuna di conoscere tante realtà, però dico anche che alla fine ci sono dei posti bellissimi e uno non li conosce dietro l'angolo. Il problema è non perdere la curiosità, quindi ad esempio adesso, che a furia di viaggiare per lavoro, io per piacere tento di viaggiare meno, no? Vado a vedere i posti vicino, porto mia figlia a conoscere delle realtà nel nostro paese. Quindi non è una questione di gare, ci sono persone che addirittura dicono quanti paesi hai visitato e fanno a gara chi ne ha visitato di più. Per me è sbagliato, per me l'importante è andare in un posto e tentare di arricchirsi di tutte le cose che quel posto ti può dare. Certo. Aprire la mente, non fare una gara a chi ha messo più stick in un mappamondo, insomma non è questo che mi piace. E a parte quindi, l'Italia... Dove ti piacerebbe vivere, a parte in Italia? L'Italia, guarda, per me... il Nord Europa, ma per una questione di ordine, di organizzazione, di gentilezza, di mancanza di stress. Io sono appena rientrata dalla Norvegia e vedo Scandinavia, tutte le persone. Sì, vedere tutte le persone che qualsiasi lavoro comunque facciano, ti sorridono, non sono stressate, magari lavorano come matti pure loro, però non lo so, forse è un modo di vivere diverso, già il fatto che tutti ti sorridano sembra una cosa incredibile. Uno esce in macchina la mattina quando va a lavorare qui da noi e molto probabilmente incontra gente nevrotica che ti suona, che ti insulta se ti fermi un secondo. Cioè, è veramente una società abbastanza incattivita. E quindi è questo che non mi piace, forse nei paesi del Nord Europa, essendo anche molto meno, forse vivranno meglio, non lo so, è un'ipotesi, però ecco, se dovessi scegliere un altro paese, anche se non amo il fatto che l'inverno ci sia poca luce, perché io ho bisogno di luce per ricaricarmi. Anche io. Su questo. Un'ultima domanda, Licia, da parte mia. Ci racconti una storia che hai vissuto in prima persona
magari di un animale che ti ha colpito particolarmente? Guarda, ti posso raccontare una cosa che mi è successa tanti anni fa, carina, che non ho mai dimenticato, quando nella penisola Valdés in Argentina, in Patagonia, ero andata per fare un filmato sulle balene franche e avevamo avuto l'autorizzazione di entrare in acqua. E io in quegli anni entrai in acqua con Giuseppe Notarbartolo di Sciara, che era un biologo marino di fama internazionale, e siamo entrati io e lui in acqua per avvicinare le balene. E queste balene, a un certo punto, mentre metti la testa sott'acqua, iniziano a venire verso di noi. L'acqua era gelata, io avevo la muta stagna, con la maschera vedo una sorta di sommergibile che mi nuota vicino. Mamma. E se accanto a questo sommergibile c'era un piccolo sommergibile, c'era il figlio. La mamma sarà stata a 15 metri e il figlio sarà stato 7-8 metri, no? Inizia un po' a battermi forte il cuore, oddio, mi vengono addosso. E invece, poco prima di raggiungermi, si immergono e mi passano sotto. Io vedo questi due giganti passarmi sotto tipo a 4 metri di profondità. Va bene, sono passate, sono andate via, invece no, tornano indietro, perché io rappresentavo chiaramente un elemento di curiosità. Tornando indietro, a un certo punto le balene si mettono vicine con le code che quasi non si staccavano, e dico, oh, mamma mia, adesso come faccio? La mamma si immerge, il piccolo non si immerge e mi dà una codata in faccia. Oh Madonna! Tipo pugno alla Tyson. Mi sono molto spaventata, sono uscita dall'acqua consapevole che non aveva fatto perché mi voleva colpire, mi aveva soltanto urtata. Però la mole era talmente, stato un pugno alla Tyson. E certo. No? E quindi ho detto perché mi sono resa conto della forza di questi signori del mare, ma non l'ha fatto apposta, perché se l'avesse voluto fare mi avrebbe uccisa. Quindi un po' di spavento c'è stato comunque. Sì, un po' abbastanza. Di spavento c'è stato. Senti, invece una mia curiosità per quanto riguarda i gatti. Io ho sentito dire spesso e volentieri che i gatti sono un po' degli antistress, addirittura curano la pressione alta. È una cosa vera oppure è una diceria che tu sappia? Secondo me è vero. Il gatto che fa le fusa sulle gambe, che si fa accarezzare, e proprio ti scarica la tensione in una maniera meravigliosa. Il gatto è veramente speciale, io personalmente lo vivo così. Molte volte nelle difficoltà mi si metteva sulle gambe, lo accarezzavo anche per un'ora consecutiva e alla fine mi sentivo molto meglio, rilassata. Però poi è quello che uno sente singolarmente. Certo, e invece una domanda che riguarda la televisione in generale, tu praticamente hai lavorato con tantissimi personaggi a noi molto cari, no? Da Pippo Baudo, sì. Mike Bongiorno, Raimondo Vianello, Sandro Mondaini, c'è qualche personaggio con cui invece avresti voluto lavorare e che è rimasto lì nel tuo cassettino? Guarda, mi cogli proprio quasi impreparata, non so cosa dirti, perché in effetti io sono stata sempre un po' gatto, per cui abbastanza solitaria. Dopo Bim Bum Bam ho sempre fatto programmi da sola e quindi alla fine mi è piaciuto tanto conoscere questi grandi maestri della televisione. Ad esempio anche Maurizio Costanzo mi ha insegnato molto. Però non ho mai desiderato lavorare con gli altri, sono sempre stata gatto, quindi ho sempre preferito andare avanti da sola per la mia strada. Mamma mia Licia, se penso veramente ai tempi di Bim Bum Bam, quando nel pomeriggio a noi bambini, ragazzi, diciamo, eravamo lì incollati alla televisione, adesso ci dobbiamo servire il segreto. Sì, è vero. È vero. Senti, quindi in pratica ecco, l'8 di ottobre tu partirai con questo bellissimo programma. Mercoledì 9 ottobre partiremo con Eden, un pianeta da salvare, e mi auguro
insomma sulla 7, che siate anche voi con noi. Certo. Noi ci saremo di sicuro, e anche i nostri ascoltatori, perché ti hanno veramente desiderata. Ma io dico, non soltanto gli italiani che vivono in Italia, ma anche quelli che vivono all'estero hanno la possibilità di vedere via streaming o comunque in registrata quello che è i programmi che noi in Italia trasmettiamo, perché comunque sei meglio di me che gli italiani che vivono all'estero continuano a vivere con la loro mente qui in Italia, per quanto possono aver trovato un piccolo Eden anche loro lì, sia in Australia, in America, però insomma amano tantissimo i nostri personaggi televisivi e non solo. Senti, in conclusione Ligia, un ultimo regalo, visto che comunque noi durante le nostre dirette, anche durante diciamo la nostra programmazione che va in onda 24 ore su 24, no? Ogni tanto facciamo ascoltare anche la voce delle persone che abbiamo ospitato, no? Con un saluto. Quindi visto che la tua voce è sempre familiare ed è molto dolce, molto bella e dolce, allora vorremmo che anche tu ci lasciassi questo messaggio, tipo dire ciao, sono Licia Colò e anche io ascolto Radio Free Station, la radio degli italiani nel mondo. Ciao, sono Licia Colò e anch'io ascolto Radio Free Station, la radio degli italiani nel mondo. Grazie Licia, posso mandarti un baciotto? Grazie a voi. Un bacione. Ciao. Grazie di cuore, un abbraccio Licia. Grazie mille, ciao, buonasera. In diretta dagli studi di Radio Free Station avete seguito il Salotto di Mirtilla. Appuntamento alla prossima intervista con Mirtilla.